questo cammino sempre in punta di piedi, perché entrare in punta di piedi, entrare nella vita degli altri, volevo dire, in punta di piedi, è qualcosa di sacro, soprattutto quando tu devi entrare nella vita di chi ha sbagliato. In questo caso, certamente il Cardinal Pell ha i suoi peccati, ha le sue fragilità, come ogni uomo, come ogni donna, siamo tutti peccatori, ma certamente non ha commesso il peccato di pedofilia e tampoco il reato di pedofilia verso bambini, da cui è stato pienamente scagionato e assolto. Ma comunque il suo stare in prigione lo ha fatto riflettere su di una tematica non solo storica, ma esistenziale e capitale. Una tematica che viene stimolata in lui dalla lettura di un libro dell'Antico Testamento, il famoso e noto libro di Giobbe. Scrive lunedì 4 marzo 2019, siamo ancora nei primi giorni della sua prigionia. Nel breviario di oggi proseguono e peggiorano le sventure di Giobbe. È stato concesso a Satana di colpirlo con una piaga maligna. Giobbe non ha accusato Dio, anche se sua moglie, amareggiata, lo esortava così: maledici Dio e muori. Giobbe però non peccò con la sua bocca e disse, e qui cita, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Quante volte noi ce la prendiamo con Dio? Quante volte noi malediciamo Dio? Un innocente nel carcere ci ricorda quel che Giobbe rispose alla moglie. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare il male? Non perché Dio gli ha mandato il male. Egli non maledice Dio per questo, ma lo benedice perché sa che da Dio viene solo il bene. E quando il male è permesso, è sempre per un bene maggiore. E poi dice, molte volte, quando mi chiedevano il perché del dolore innocente, cioè il perché, per esempio, di Auschwitz, della morte dei bambini, il perché della morte, ecco oggi, di tanti bambini nel Mediterraneo, potremmo dire noi, cioè il dolore innocente, la morte degli innocenti. Lui dice, quando mi chiedevano il perché, ero solito rispondere che anche Gesù, il figlio di Dio, non se l'è passata molto bene. Se mi rivolgevo a dei cristiani, questa frase li faceva sempre fermare a riflettere. E a volte chiedevo loro di ricordarsi anche delle grazie che avevano ricevuto. L'ho imparato, e qui con la mente torna un episodio che gli capitò durante la sua prima Pasqua da sacerdote nel 1967, nel borgo di Notaresco in Italia, in Abruzzo, dice, l'ho imparato proprio durante la mia prima Pasqua da sacerdote,